La cacio e pepe, il piatto simbolo della mia bella Roma, oggi diventa una focaccia. Ragazzi, questa la dovete provare. Farina, acqua fredda, lievito di birra, cominciamo ad impastare. Bello grezzo, lasciamo riposare 15 minuti. Aggiungiamo il sale, prendiamo l'impasto dal fondo verso il centro. Il secondo riposo. Olio extravergine d'oliva, al basso, pieghiamo al centro. Terzo riposo. Altro giro di pieghe, come prima. L'ultimo riposo, 30 minuti, le mani leggermente unte, liscio, copriamo con la pellicola e facciamo lievitare in frigorifero. Questo è l'impasto lievitato. Rovesciamo l'impasto sul piano, lo pieghiamo, avviciniamo i lembi, arrotoliamo e infine lo perliamo. Teglia, abbondante olio, mettiamo il nostro impasto, chiudiamo e lasciamo lievitare. La stendiamo. E per la cacio e pepe, ovviamente, lui, il pecorino. Mettiamo il pecorino. Facciamo lievitare 45 minuti. Adesso forno statico 200 gradi per 25-30 minuti. Eccola. Roma.